Allora, io parto da uno studio scientifico e uno studio. È chiaro che una rondine non fa primavera e servono tanti studi, però il professore Clementi può confermare che quella che è invece l'evidenza clinica. L'evidenza clinica sono i numeri. Cioè, se io chiedo oggi quanti pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, vedo che ogni giorno questo numero di impegno dei posti letto in terapia intensiva cala. Vedo che i posti letto in malattie infettive e diciamo nei reparti Covid cala. Significa, ed è giusto, secondo me, quello che hanno scritto i 10 scienziati, che l'impatto clinico della malattia oggi è molto meno evidente. Impatto clinico significa quanto siamo sotto pressione. Poi, se il virus è anche mutato, questo chiaramente lo diranno i lavori scientifici, però l'evidenza clinica oggi è che questo virus è sotto controllo, significa che si diffonde di meno, meno si diffonde, chiaramente meno saranno i malati gravi che arrivano in ospedale, ma quello che mostra Clementi, e immagino altri scienziati in futuro confermeranno ciò che lui dice, anche diciamo, questi positivi di oggi sono positivi e non sono malati. Quindi è chiaro che qualcosa è accaduto. Quindi se poi qualcuno dice vi sarà una seconda ondata che sarà anche forse peggiore della prima, io su questo sono in disaccordo, perché innanzitutto non può essere paragonato a ciò che fu la spagnola. La spagnola era un secolo fa, diciamo, la struttura socio-economica era diversa da quella Certo. attuale, vi era la prima guerra mondiale, i militari che stavano male dal fronte, quelli che stavano peggio, tornavano a casa, erano vettori di malattia, ci furono diverse ondate, ma fu una situazione diversa. Anche le cure sono diverse. Abbiamo oggi imparato a difenderci, abbiamo cure migliori, utilizziamo la mascherina, Purgatori. utilizziamo la distanza di No, sicurezza. chiaro, sì, Quindi adesso per... ci torniamo perché lei perfetto. ha introdotto.